grande conversione, un radicale cambiamento di vita, come avvenne per Saulo, che da persecutore di cristiani divenne apostolo di Cristo. Come Saulo fu sbalzato da cavallo, la famiglia è sbalzata dalle sue sicurezze, dal suo perbenismo di facciata, dai suoi egoismi e dalle sue chiusure. La famiglia è a terra e non riesce più a vedere. Bisogna che si alzi e si muova secondo quello che Dio dice e dona. Lo spirito effuso dal Signore dona un cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Il dono dello Spirito è comandamento di vita per gli sposi cristiani e insieme stimolante impulso affinché ogni giorno progrediscano verso una sempre più ricca unione fra loro a tutti i livelli, unione dei corpi, dei caratteri, dei cuori, delle intelligenze, della volontà, delle anime, rivelando così alla Chiesa e al mondo la nuova comunione di amore donata dalla grazia di Cristo. Così le famiglie cristiane sono nel mondo un segno, un piccolo e prezioso segno, talvolta sottoposto anche a tentazione, ma sempre rinnovato, un segno dell'instancabile fedeltà con cui Dio e Gesù amano tutti gli uomini e ogni uomo. Si realizza quello che Gesù disse a voce alta nel Tempio di Gerusalemme nell'ultimo giorno della grande festa. Se uno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Se lo Spirito opera nella nostra vita, ogni famiglia cristiana diventa roccia, da cui zampilla l'acqua che disseta anche altre famiglie. Ogni famiglia cristiana può mostrare con gioioso stupore nelle proprie anfore il vino migliore che lo Spirito ha fatto dalla semplice acqua della nostra vita. Maria, tu fosti a Cana prima di Gesù. Insegnaci a invitarlo nella nostra casa. Rendici capaci di accorgerci che in molte famiglie non c'è più vino. Aiutaci a comprendere che l'unica strada per salvare la famiglia è fare le parole del Figlio tuo Gesù. Lo Spirito Santo le renda vive nel nostro cuore. Amen. Alleluia. Sua Eccellenza il Vescovo nostro diocesano manda il suo messaggio. Carissimi tutti, convocati qui da tutte le diocesi italiane per la 17ª volta, il Vescovo di Rimini vi benedice e augura che ogni vostra preghiera e speranza, unitamente alla vostra lode, salgano gradite al Signore. È desiderio di ogni pastore che nel cuore dei cristiani si accenda e bruci la fiamma dello Spirito, non solo nell'entusiasmo di un primo fervore, ma nel fiorire di quei frutti che l'Apostolo Paolo indica come il segno più manifesto della nebitazione dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Galati 5. Di questi frutti vorremmo vedervi tutti pieni, di questi abiti virtuosi desideremmo vedervi sempre rivestiti e confidiamo molto che la semplice richiesta di ogni cuore, vieni Spirito Santo,
sì dal Padre buono esaudita. Per questo facciamo nostre le parole di San Giovanni Climaco. Non ricercate parole nella vostra preghiera. Quante volte i semplici e monotoni balbettii dei bambini commuovono il Padre. Non lanciatevi in lunghi discorsi per non dissipare il vostro spirito nella ricerca di parole. Una sola parola del pubblicano ha mosso la misericordia di Dio. Una sola parola piena di fede ha salvato il ladrone. Vieni, Santo Spirito. Mariano Vescovo. Grazie, Signore. Mentre salutiamo con cuore sincero l'Augusto Presolo di questa nostra diocesi che ci ha mandato questo messaggio e lo ricordiamo in questi giorni per la sua azione pastorale in questa diocesi, non certo facile, vorrei dire a Sua Eminenza il grazie di aver accettato di essere venuto qui con noi, della parola illuminata e magisteriale che ci ha offerto, e se mi è permesso di fare una piccola promessa, è che il rinnovamento, alla luce di quanto Vostra Eminenza ci ha detto, vorrà dare un piccolo contributo per questa rinnovarsi della famiglia come il Papa desidera e come è nell'auspicio della Chiesa. Sarà un piccolo contributo che dà il rinnovamento, ma sincero, glielo promettiamo, Eminenza. Fratelli e sorelle, permettete che vi faccia un augurio nel nome del Signore perché questi giorni siano veramente giorni ripieni dello Spirito Santo. Che vi succeda quello che è successo a Saulo, il quale dopo essere stato insieme con Anania, dopo aver vissuto nella penitenza, dopo aver pregato, dopo essersi confrontato con la Chiesa, è uscito fuori e ha cominciato a dire a tutti che Gesù è il Signore. Per questo il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Che ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Prendere la gioia di suo cuore, è veramente risorto. Sì. A tutti voi che siete qui vi chiedo, sì o no, volete aprirvi alla Santissima Trinità? Sì. Volete ricevere oggi la Santissima Trinità nelle vostre famiglie? Sì. Sì. Volete rimanere nel suo amore? Sì. In un amore sempre in crescendo? Sì. Sì. Volete diffondere la gioia di suo cuore? Sì. Volete trasmettere la vita di Dio? Sì. Sì. Volete far risorgere i morti? Sì. Sì. Volete vedere Dio, la bellezza di Dio? Sì. Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto, è sempre vivo. Questo grido è stato tramandato di generazione in generazione. Ha attraversato tutti i secoli, da Maria Maddalena fino alle nostre labbra. Oggi Maria Maddalena ha ricevuto per prima questa stupenda rivelazione per portarla ai primi vescovi. Perché lei
ha cercato con grande passione il corpo di Gesù. E oggi, quando questo grido è proclamato in tutte le lingue del mondo, l'ho sentito risuonare nelle strade di Mosca, tra i profughi della Croazia, tra i prigionieri di Beirut, negli stadi della Lituania e nei 30 paesi del mondo dove sono andato. Ovunque il mondo canta, Cristo è risorto e sempre vivo. Gridate di gioia. Ieri pomeriggio abbiamo visto la gloria del Cristo risorto. Ma soprattutto gridate di gioia per uno stupendo miracolo storico. Ho visto con i miei occhi Cristo mentre ne usciva dal sepolcro, poiché ho visto la sua Chiesa uscire dal sepolcro in tutti quei paesi dell'Europa dell'Est dove nessuno, niente ha potuto trattenerlo nelle catacombe. Nessuna pietra dalla persecuzione è tanto pesante perché un giorno Cristo non possa toglierla. Nessuno mai riuscirà a distruggere la Chiesa di Cristo perché è la Chiesa del Signore risorto. Come non esultare davanti a questo? Je reviens d'Albanie. Où il y a juste un an. Ci sente? Pronto? Ci sente? Un microfono. Ci sente? Je reviens d'Albanie. Sono tornato dall'Albania. Ce pays qui était une immense prison. Questo paese che era un'immensa prigione. On n'avait même pas le droit de pêcher des poissons de peur d'avoir des bateaux avec lesquels les gens s'enfuiraient. Non si potevano nemmeno andare a pescare pesci per paura che le persone approfittassero di questo per scappare con la barca. Et il y a juste une année aujourd'hui. Et oggi è un anno che le Saint-Père arrive. Il Santo Padre è arrivato. Il ordonne les quatre premiers nouveaux évêques. Ordina i quattro primi nuovi vescovi. Un d'eux avait été condamné à mort le même jour, 25 ans avant, au même endroit. E uno di loro 25 anni prima era stato condannato a morte sullo stesso luogo. L'autre jour j'étais à côté de lui. L'altro giorno ero accanto a lui. Et on a passé à la télévision le film de sa condamnation à mort. Et à la télévision, hanno trasmesso la pellicola della sua condanna a morte. Et il me disait, c'est moi le traître. Et diceva, sono io il traditore. Et aujourd'hui, Christ ressuscite en moi. Et oggi, Cristo risuscita in me. J'ai vu un professeur d'université pleurer. Ho visto un professore universitario piangere. Parce que il n'avait même pas pu faire un signe de croix à l'enterrement de ses parents. Perché non aveva nemmeno potuto farsi un segno della croce ai funerali dei suoi genitori. Parce que c'était passible de 3 ans de prison. Perché era passato 3 anni in prigione. Dans tous ces pays, les portes étaient fermées par peur. In tutto questo paese le porte erano chiuse per la paura. Par peur de Jésus vivant au milieu d'eux. Per la paura del Cristo vivo in mezzo a loro. Et il fallait qu'un jour ou l'autre, de l'intérieur, ces portes se brisent. Bisognava che un giorno o l'altro, dall'interno, queste porte fossero abbattute. Et que la lumière de Jésus ressuscité nous vienne de cette source. Et que la luce di Cristo risorto venisse da questa fonte. Car c'est comme le cœur ouvert de Jésus. Perché è nel cuore aperto di Gesù. Ces églises persécutées, l'Esprit Saint nous est venu par eux. Et che in questa chiesa perseguitata lo Spirito ci è venuto attraverso di loro. Et la grande Pentecôte que nous vivons dans le monde. E la grande Pentecoste che noi viviamo nel mondo. A sa source dans leur souffrance. A sa source. Nasce nella loro sofferenza. Voilà. À Moscou. A Mosca. J'ai vu les sœurs de Mère Teresa. Ho visto le sorelle di Madre Teresa. Oh, la vengeance de l'amour. Oh, la vendetta dell'amore. Des tortionnaires de l'époque de Staline. I carcerieri, i torturatori dell'epoca di Stalin. Qui ont torturé des chrétiens. Che hanno torturato i cristiani. Comment est-ce que Dieu s'en venge? Come fa Dio a vendicarsene?
en les faisant mourir comme des tout petits enfants dans les bras des petites consœurs.